differenziamo noi. Appello a studenti, Presidente della Repubblica, Parlamento, Regioni, Magistratura, Governo, RAI, Televisione, Radio, Giornali, Stampa, Forze Sociali, Sindacati, Lavoratori, Pensionati, Cittadini, Volontariato, Chiesa Cattolica ed altre religioni, Istituzioni per la Costituzione, Forze Sane dei Partiti Democratici, Forza dell'Ordine, Forze Armate, Intendenze di Finanza, Supermercati, Commercianti, Imprese, Artigiani, Libero Professionisti, Medici, Avvocati. Differenziamo volontariamente i rifiuti. Differenziamoci da mafia, cattiva politica, tangenti, collusioni, concussioni. Chiediamo al governo un DL con attuazione immediata, valido per tutta l'Italia. Leggi a promulgazione immediata regionali, regolamenti provinciali e comunali. Questo è un appello rivolto a tutte le istituzioni, i cittadini, forze sociali a partire dai giovani studenti che possono fare tantissimo per tutti noi, aiutandoci a dialogare con le famiglie perché si apra un serio dibattito per il loro futuro, perché tutti insieme proclamiamo da domenica 9 gennaio 2011 per tutta l'Italia unita un'azione unitaria nazionale per la raccolta differenziata dei rifiuti, senza spendere neanche una lira in più rispetto ad oggi, rispetto a quanti, eventualmente interessati al business dei futuri, dei rifiuti, paventano costi esorbitanti per la raccolta differenziata. Noi invece asseriamo che, con l'aiuto cosciente dei cittadini, otterremo risparmi e non aumenti, che saranno resi dall'attuazione del riciclaggio da parte dei cittadini italiani. I fondi recuperati saranno da destinare alla scuola, ricerca, innovazione, ambiente e energie rinnovabili. Sapete qual è l'uovo di Colombo della raccolta differenziata dei rifiuti? Un decreto legge nazionale sull'attuazione del riciclaggio dei rifiuti. Ed in assenza del DL governativo, leggi regionali, regolamenti locali con cui si impone il deposito e la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei cittadini dovunque ancora non esista, a secondo delle categorie selezionate per giorni della settimana, utilizzando i medesimi contenitori attuali, eventualmente utilizzando quelli con coperchi funzionanti per la raccolta di carta, cartone, il tutto da svolgere nella seguente modalità. Rifiuti umidi di natura organica, 3 giorni alla settimana, raccolta giornaliera dalla sera precedente con prelievo entro la mattina del lunedì, mercoledì, venerdì. Nel caso di possibilità di doppi contenitori si potrà raccogliere in uno dei due rifiuti umidi, che comunque sarà prelevato come da calendario, nell'altro quello giornaliero come sotto riportato. Plastica in legno raccolta dalla sera precedente con prelievo entro la mattina del mercoledì. Lattine di alluminio e di metallo raccolta dalla sera precedente con prelievo entro la mattina del giovedì. Vetro raccolta dalla sera precedente con prelievo entro la mattina del sabato. Carta e cartone raccolta dalla sera precedente con prelievo entro la mattina della domenica. I mezzi di raccolta scaricheranno direttamente, eventualmente in siti diversificati o luoghi diversi selezionati comunque per cumuli omogenei a seconda del materiale raccolto. Fra l'altro, considerando che gli imballaggi rappresentano oltre il 70% dei rifiuti in volume, è concretamente repensabile che l'umido, rappresentando circa il 20% dei rifiuti, sarà di più facile smaltimento nei medesimi luoghi di origine, richiedendo meno spazio, ovvero il 20% rispetto al 100% della raccolta attuale indifferenziata, perché ad ognuno spetta smaltire quello da lui stesso prodotto. Sarà quindi possibile raccogliere l'umido in discariche ben definite e protette per evitare dispersione di percolato ed emissioni nauseabonde, in attesa che si possa procedere con la realizzazione di strutture di compostaggio e simili nella trasformazione in fertilizzante o biocombustibile. Gli altri rifiuti potranno essere smaltiti in maniera più agevole presso altre discariche diversificate in attesa di riciclo o recupero energetico, con ritorni economici notevoli. In questo modo si possono raccogliere anche i rifiuti differenziati a Napoli a costo zero. Quelli non umidi, selezionati per tipologia, possono essere accettati da altre discariche soccorritrici di quelle del Napoletano, senza che i relativi abitanti abbiano ripercussioni negative per i liquami
e odori nauseabondi. I notevoli ritorni economici dovranno essere ridistribuiti sotto il diretto controllo di rappresentanti eletti dai cittadini per aiuti agli studenti, borse di studio, scuola, tempo pieno a costo pressoché zero utilizzando esperti con background ultratrentennale in mobilità o cassa integrazione, risparmiando sui costi della formazione esterna, 10 euro anziché 100 della formazione esterna attuale. Finanziamenti ad università ed enti di ricerca, aiuti da distribuire nelle medesime località e territori da cui provengono i rifiuti riciclati, in proporzione alla quantità, qualità e bontà della raccolta differenziata. Si attua immediatamente un decreto legge che decreti nel merito di quanto sopra e disponga multe salate per i cittadini che non collaborano. 10 euro per la prima infrazione registrata, 20 euro per la seconda, 40, 80, 160, a seguire sempre raddoppiando le successive infrazioni. Per le aziende, commercianti, eccetera, gli importi partiranno da 500 euro con raddoppi successivi. Il monitoraggio ed il rilievo delle infrazioni dovranno essere accertate da tutte le istituzioni, vigili, forze dell'ordine, eccetera. Si dia inoltre autorizzazione alla prosecuzione della diffusione di sacchetti tradizionali che già di per sé sono nello spirito del riciclo, essendo utilizzati per il contenimento dei rifiuti delle famiglie. Questi sacchetti sono da utilizzare per la raccolta differenziata. I sacchetti autorizzati dovranno essere idonei per consentire di smaltire correttamente in maniera differenziata. Dovranno essere di colore diverso per differenziare i rifiuti da raccogliere, con iscrizioni per informare ed educare i cittadini, con indicazioni specifiche sopra ciascun sacchetto di colore diverso, riportante le indicazioni dei giorni di deposito dalla sera precedente a quello della mattina del prelievo e della tipologia di prodotti da inserire. In questo modo si aiuterà la raccolta differenziata senza imporre ai cittadini i costi aggiuntivi per l'acquisto di sacchetti specifici per la differenziata che hanno costi superiori del 30 al 50% in più. Quelli riciclabili sono fra l'altro di qualità pessima, capaci di rompersi e espandere facilmente la spesa oltre che i rifiuti, e forse sono ancora più dannosi degli altri non biodegradabili perché disperdendosi anonimamente dovunque inquinano il terreno per i colori e sostanze usate nella preparazione. Inoltre è insulso parlare solo dei sacchetti quando il relativo volume della plastica è molto meno rilevante rispetto a quello di tutti gli altri imballaggi, bottiglie, cassetti, contenitori, eccetera. Tutta la stampa, l'informazione radiotelevisiva deve giornalmente annunciare deodontologicamente e gratuitamente la tipologia di rifiuti da smaltire ciascun giorno della settimana, in maniera molto più seria e realistica, nello stesso modo in cui, se non al posto, dell'enunciazione quotidiana di oroscopi fasulli. Così facendo si dà un idoneo servizio di corretta informazione, valida per funzione, prevenzione, benefici e quanto altro c'è di positivo nel riuscire a far effettuare da parte di tutti la raccolta differenziata ed il relativo riciclo dei rifiuti. Tutti i cittadini onesti terranno conto e risponderanno positivamente con indici di ascolto delle TV e radio, di lettura dei giornali, di valenza e correttezza dei politici, comportamento di enti e di istituzioni, di quanti si adopereranno gratuitamente ed onestamente per dare una svolta democratica, di cultura, di capacità, di solidarietà, di sapienza per la risoluzione di questo problema. Facciamo vedere a tutto il mondo di cosa siamo capaci noi, che siamo italiani, oltre che cittadini d'Europa, e già oggi vogliamo costruire insieme a studenti, giovani, lavoratori, imprenditori, pensionati, padri e figli, politici e partiti onesti, associazioni religiose e laiche, il mondo del futuro. Un caro saluto a tutti voi.